Allora, in questo video, avvicino al microfono al volo, farò vedere, e questo ha un perché, sto facendo vedere questo, questo cammino qua, 1K, il cammino più lungo che ho mai fatto, devo far vedere dove, praticamente ogni giorno, devo far vedere almeno per 50 giorni dove ho dormito, quindi andiamo veloci perché, allora, perché sto facendo questo? Perché voglio far vedere che se una persona non abbassa un po' le proprie pretese e vuole sempre la comodità, praticamente non è un combattente, ragazzi. Perché dormire. Allora, qui vabbè, faccio vedere dove stavo. Ho fatto il bagno quindi nell'acqua. Ok, quindi vediamo il primo giorno. Nessuno mi ha ospitato qui il primo giorno. Sono andato. Per fortuna conoscevo questo tizio qua, da un altro cammino che avevo fatto prima, e lui mi ha detto: vai, vieni tranquillo che ho una casa dove puoi stare. Casa, quindi questo è stato il giorno, insomma, non era quello che cercavo. Io volevo cose proprio. Certo, è stato comodo avere questa casa così tutta per me. Mi ha detto anche così gratuitamente tutto quanto. Quindi questo è il primo giorno. Feels like gold, you know? Vediamo il secondo giorno dove ho dormito. In una cappella. Questa è una specie di mini chiesetta, no? E praticamente qui faccio vedere anche. Spesso mi è capitato di dormire così in chiesa. Quindi questa qua. Qui faccio vedere come la Bibbia dei cattolici è tutta così interpretata come vogliono loro. Comunque, ecco. Come vedete qua ci Number sono. five, Ci it's sono. completely different. Qui ci sono le sedie. Metto le sedie e dormo sopra le sedie. Sacco a pelo. Questo qua, soffrire, ragazzi, ti rende più forti. Però la gente non vuole la minima sofferenza. Qui è stato l'unico punto che ho preso un mezzo, perché non c'erano cammini qua, tracciati qua vicino a Antrodoco, e ho dovuto prendere questo treno solo per un piccolo tratto. Però qui mi andava bene perché ho dormito in questo albergo qua. Una specie di albergo che il sindaco lì mi ha dato gratuitamente. Qui faccio vedere la città, le stupidità per strada, no? Vediamo che cazzo dico. I will sleep here for Qui. free, guys. For free, guys. Cioè, I really don't know how much this could perché cost. questo è il terzo giorno, ero impressionato del fatto che ero fortunato che la gente mi trovava sempre un posto, no? Quindi anche qui mi è andato bene, diciamo, abbastanza comodo. Quindi vediamo il quarto giorno. Quarto giorno dove ho dormito. Ah, qui super bene, casa normale, l'amico lì di Borbona, che era il tizio là col porco, vediamo. Ah, qui un contadino mi dà i pomodori così, gratis. Questa è la gente che si incontra così quando si fanno questi cammini. Questa è tutta roba, ragazzi, che la gente normale non può mai fare, ragazzi, perché c'è una sofferenza, cioè questo qua per dire, per arrivare a Borbona. È stato ho fatto un tracciato molto difficile. E quindi queste sono cose che impensabili per la gente normale. Infatti, quando stavo qua in questa casetta non mi sembrava vero, no? Anche qui avevo parlato con una specie di non il sindaco, ma una tizia che era molto così. Ha fatto in modo che un tizio che aveva una casa in più me la aprisse solo per me. Quindi anche qui bene, ma vediamo adesso oltre, perché andando avanti. Città reale, ragazzi, questo è stato tosto proprio. E qui faccio questa chiacchierata con questo pecoraro qua in mezzo alla montagna. Gli dico quanto sei fortunato. Lui dice: ma quale fortuna? Io sono un coglione qua. E ovviamente la pecora non capisce che questi che stanno in campagna sono più liberi di quelli che stanno in città. Qui trovo uva per strada, la lavo un attimo, la mangio. Acqua buona, così vediamo dove ho dormito qua. Ecco, questo è il tizio che mi aveva invitato il giorno prima in quella casa buona lì, però l'ho dovuto montare l'altro giorno. E qui ci fa vedere, sentiamo, è forte, forte sto pezzo. Cazzo Però dei politici! Adesso gode, ma poi a Natale ci pensa Tanto ha papì. fatto fuori un porco, ne abbiamo un altro del politico, Ci pensa papì a Natale, no? Ecco, vai! questo è il politico. De Eccolo! destra o de sinistra? Questo dove se Non ho butta, capito, figlio dove se mio! magna? Ok, andiamo avanti. Qui dove ho dormito.
Ah, quindi citare Ale, stavo dicendo. Qui praticamente, qui non ho potuto registrare, ma è stato veramente impressionante citare Ale, perché era un posto sperduto nelle montagne e praticamente il tizio là, gli ho chiesto, questi avevano un bed and breakfast e ristorante, gli ho detto posso stare nel vostro prato semplicemente, basta che non sto completamente fuori. Però siccome faceva freddissimo la notte, ha detto guarda, entra dentro perché se no c'è muori qua, ha detto. E quindi mi ha dato lì nell'albergo, non nelle stanze, però nel corridoio mi ha fatto dormire lì. Quindi rough sleep, no? Una dormita un po' dura, però buono, buono, quello che cercavo. C'era un divano lì, mi sono messo lì, è stato abbastanza comodo. Se avessi dormito fuori sarei morto, probabilmente. Però la gente è buona, ragazzi. Però questo qua, questo è il concetto di tutto questo. Vediamo se ce la fa a caricare questo. Norcia, ce la fai, zio? What happened to you? Vediamo di stoppare intanto. Ah, ecco. Allora, Norcia, dove dormire la Norcia? Ah, sì, completamente. Ah, questo qua è forte, ragazzi. Ecco, questo è il divano che dicevo dove ho dormito il giorno prima, perché io facevo il montaggio il giorno prima, dopo, no? Quindi qui è quell'albergo del tizio, no? Che mi ha detto, ma vieni di dentro, va, se no c'è muori qua. Questo è il divano dove ho dormito. Abbastanza comodo anche qua, ma man mano che andiamo avanti con i giorni, ragazzi. Quindi, questa è città reale, ragazzi. Questo era il posto che dicevo in mezzo alle montagne, proprio se dormivo fuori morivo proprio. Ma calcolo, ragazzi, in montagna, pure se è estate, se dormi fuori in queste montagne così, cioè, fa freddo, eh. Altro che puoi avere il sacco a pelo quello che vuoi, ma. Quindi questa città reale, ragazzi, tutta distrutta dal terremoto. E qui è il pezzo bellissimo dove trovo questo libro qua in mezzo alla montagna. E libro di vetta, no? Dove la gente scrive, e ho cominciato a scrivere peggio cose, tipo svegliatevi pecore, cose del genere, tipo, no? Guys, the elite is slowly killing us. Wake up, tipo, no? Cercate building self. Teste cazzate così. E poi ho lasciato anche il mio indirizzo YouTube, che ovviamente molti hanno letto. Qui con questa pecorella mi dà un passaggio. Qui tutti i posti distrutti dal terremoto, questi. Quindi fammi vedere dove dormo. Ecco, qui dormo in questo albergo qua. Qui mi è andata bene a Norcia. Vicino a Norcia. Norcia, ricordiamo, completamente distrutta dal terremoto. Ho dormito qua, ragazzi. Cioè, meglio di così non si può. Anche qui quindi mi è andata bene. Vediamo il prossimo giorno. Hey, you scratch my back, I scratch yours. Quindi il giorno dopo si rivede sempre quello che è successo prima. Quindi lascio questo albergo. E arrivo qua. Ecco, questo è stato rough sleeping. Una dormita, come vedete qua tutto terremotato, ragazzi. E in questo video qua predico quello che il cogliona, ragazzi. Qua in questo punto qua io predico che era prima, questo è il settembre 2019, facevo questo cammino. Poi quello che c'è successo è successo nel 2020, no? E qui io predico il cogliona, ragazzi, non posso manco dirlo. Il cogliona V. Ho detto inventeranno un qualche emergenza, qualche cosa per fare quello che vogliono. Tipo, se uno poi, se beccassi il punto esatto, lo farei, però non c'ho tempo, se no diventa troppo lungo. Guarda dove ho dormito qua, ragazzi. Questa gente vivevano in questi prefabbricati qua, perché tutta zona terremotata. Guarda, è una sala questa, eh? È un prefabbricato questo, grosso. Dove lo potevamo usare un po' come una sala, dove si. Tutta questa gente, no? Ecco qua. Cioè, loro avevano le case loro, però gli avevano costruito questi campi di concentramento così. Perché loro, anche se provavano a. Gli dicevano, guarda, ma io voglio rischiare, voglio stare nella mia casa che secondo loro non è agibile. Queste case vuote, che non ci potevano stare. E li facevano stare tutti qua in queste casette così, con camper e roba così. Capito? E qui facevo vedere, guarda dove stavano le loro case. Sì, magari questa è una casa vecchia, era distrutta, però molte non c'avevano un cazzo, però non li facevano usare. Li volevano tutti lì. Capito? Questa è la schiavitù. Molta gente diceva, ma io posso costruirmi la mia casetta, perché non me lo fai fare, no? No, devi stare qua. Perché loro ci vogliono talmente bene che non vogliono che noi moriamo, ragazzi. Quindi se tu stavi in una tua casetta qui, no, potevi morire. Quindi, qui predico, guarda dove ho dormito qua, ragazzi.
uno penserebbe, io ho detto porca troia, mo che sto passando il punto dove è la zona terremotata Umbria, Abruzzo e Marche, ho detto chi cazzo, cazzo trovo da dormire qua, chi cazzo mi dà da dormire. E invece anche qui dove c'avevano per dormire manco per loro, trovavano sempre un posto dove mettermi. Qui c'era questa sala, io ho trovato queste sedie, ho messo le sedie tutto un po' così insieme e ho messo così la cosa e ho dormito così. Buono. Ho dormito in posti peggiori sicuramente. Quindi andiamo al prossimo giorno. Che siamo? All'ottavo giorno. Dai, 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 ce la facciamo. Visto, questa è stata tosta, ragazzi, perché ho dormito in un camper. Qui la Croce Rossa sono stati gli unici che mi hanno dato una mano qua e mi hanno dato questo camper qua. Ha detto: guarda, abbiamo questo camper qua, se ce la fai a dormire qua. Io ho detto: perfetto, come se è una casetta, no? E quindi ho pulito tutto là, c'erano le piante che erano entrate dentro e tutto quanto, no? Però ho messo là, ho pulito, ho dato una. Ho fatto prendere un po' di aria ai cuscini e tutto perché era chiuso da tempo. E però il problema è che faceva molto freddo, ho visto. E quindi non sono riuscito a dormire niente quasi. Qui le mie cosette che raccoglievo, tipo il cibo raccolto per strada, ragazzi. Qui bisogna soffrire, altrimenti non ce la fai. Qua, quando tu sei abituato alle comodità che ti dà il mondo, praticamente non puoi farne a meno, e quindi sarai schiavo di. E quindi molta gente, per non rilasciare quelle comodità, si fa anche, no? Quella roba là, che non posso dire. Ok? Quindi per questo, ogni tanto. E questo cammino, ragazzi, è durato 3 mesi quasi. Dove ho dormito, praticamente dove camminavo, durante il giorno camminavo, poi alla sera arrivavo al paesino e dormivo, dove capitava, dove mi davano, ok? Questo, ragazzi, io potevo benissimo stare comodo a casa mia e non fare questa pazzia, però, te l'ho detto, ha una funzione questo. A me questi cammini mi hanno fatto capire tante cose su come è fatto l'uomo, come, ecco, dove ho dormito qua, però. Dormito è un parolone perché non ci sono riuscito, faceva troppo freddo. Troppo freddo. Questo saccappello che avevo non era fatto per temperature così basse. Andiamo al prossimo. Ah, questa scena qua è bella, ragazzi. Io l'ho ripetuto nei miei video perché è bellissima proprio. C'è il cane qua che mi sta guardando storto perché dice: che cazzo vuoi? Queste sono le mie pecore, no? E ci sono queste pecore qua marchiate, no? Bellissime, che ti guardano così con questo sguardo proprio da ebete, proprio così, no? Andiamo, andiamo. Allora, qua si è fermata. Eh? Come? Questo sarà il maschio, immagino. E qui viene il cane e si mette davanti. They're Tipo. handling. I know they are yours, man. Don't worry, I will not touch them. Bellissima sta scena. E allora andiamo avanti. Dove ho dormito qua? Qui tutto terremotato, alberghi abbandonati, tutto, trovo fichi, trovo cose. E vediamo, non mi ricordo dove ho dormito qua. Ah, dai, ragazze, là forse ho dormito qua. Guarda, tutto questo albergo completamente abbandonato, ragazzi. Perché proprio per via del terremoto. Questo è un palazzo sportivo. Guarda, qui però ho visto, cioè, la distruzione era grossa, effettivamente. Ecco, qui trovo sto gatto che mi fa compagnia lì e cerca anche di farmi male. Bellissimo questo gatto. Ancora Cicci, mi fai male Cicci, mi hai graffiato qua, guarda, guarda che hai fatto qua. Poi qua nessuno, ovviamente, qui addirittura trovo un ragazzo albanese e lui sì, faceva il coglione, ma alla fine non mi ha dato una mano. Cioè, poteva, che ne so, mettermi al giardino di casa sua per dire, però era. Questo per dire, ragazzi, che albanesi incazzo, cioè, mi è capitato 2 volte di incontrare albanesi, non mi hanno ospitato, ragazzi. Anzi, più di 2, 3 volte. Quindi, fuck Albanians and. Thank you Italians quindi grazie agli italiani che mi hanno sempre trovato un posto. Questi sono i campi di concentramento di Visso, però non in città, in questa zona tramutata c'erano questi campi di concentramento e questi erano di questa città qua. Visso veramente sperduta nelle montagne, ragazzi, freddissima. Anche se era settembre, sono morto proprio. Quindi qua mi va bene perché sto tizio qua. Non mi trovano niente lì e mi fa dormire in questa villa qua con queste 3 ragazze, ragazzi. Insomma,
ho dormito con queste tre ragazze, ragazzi, incredibile. No, non abbiamo fatto niente così di le vostre fantasie così. No, non è successo niente, ragazzi. Mi hanno dato, sono stato al calduccio, tutto quanto, però non è che ho fatto un threesome con questo. Però c'è stato questo gatto qua che si è affezionato talmente tanto a me che non mi voleva lasciare proprio. Voleva sempre le coccole, voleva stare vicino questo gatto qua. Buono, buono. E questa giornata qua. So I slept at this Guarda, guarda qua, che porca droga, che soggetto. Cioè, praticamente ho preso una busta di plastica, però sono un coglione perché non sapevo se tu, perché stava per piovere quasi. Ho detto, mo mi metto questa, lo uso come impermeabile, no? Però se non è areata la cosa, praticamente tutto il calore che fa il corpo, poi cioè, ti bagni lo stesso e quindi non serve. La cosa migliore è avere un ombrello, diciamo. Ok, questo è il punto dove il più alto che ho mai fatto a piedi, 2100 metri, spettacolare, solo io e i cavalli qua. Qui le pecore che mi dicono, ma dove vai? Io non ce la fai. E anche quelle lì, quelle tre ragazze mi hanno detto, no, no, non fare quel cammino là. E infatti guarda dove cazzo ho dovuto camminare, proprio dalla punta della montagna. Proprio impressionante. E qui vedo sti camosci. È impressionante. E qui appena arrivo al rifugio che c'era lì in montagna, comincia a piovere di brutto. Quindi sono stato fortunatissimo. Se mi beccavo la pioggia a 2100 metri, chissà che cazzo. E qui incontro questi ragazzi qua che mi danno poi un cammino, un passaggio. Ecco il Monte Bove, me l'ho fatto, 2100 metri, altissimo. E sti tizi qua, due ragazzi mi portano. Mi portano qui per yoga con Karin. Ma questo lo registro perché Karin in albanese significa cazzo, yoga col cazzo. E qui mirtilli, cose che trovavo, insomma. Qui questo qua è stato impressionante, ragazzi. Sto tizio qua, cioè, aveva questo bed and breakfast, ma visto che ero così, io gli ho chiesto, ce l'hai tipo un posticino dove farmi dormire, che non so dove, e mi ha dato proprio l'albergo, la camera d'albergo, veramente. Io sono rimasto proprio. Cioè, mi sentivo quasi male, veramente. Cioè, mi ha lasciato proprio il bed and breakfast tutto per me. Cioè, mi sarei andato, poi mi ha lasciato le chiavi. Cioè, la gente in posti così è veramente. Ma poi è anche brava a captare con chi ha a che fare, no? Cioè, proprio ha lasciato tutto aperto là, mi ha lasciato la chiave, ha lasciato la stanza. Perché ha capito che tipo era, no? Semplice, stavo con il mio zaino così, non era un tipo che potevo rubare o fare qualcosa. Quindi mi ha lasciato questa cosa qua, ho dormito là. Ok, vediamo il prossimo giorno. Qui faccio vedere queste belle cose. Sto tizio dalla Tedeschia, qui trovo altre cose da mangiare per strada, altrimenti muoio. Qui, questa è stata una chiacchierata bellissima con questo prete qua, ragazzi. Io, a me i preti mi stanno sul cazzo, ragazzi, però durante i cammini mi sono capitati preti che erano intelligenti e che veramente ci potevi parlare. Era molto flessibile mentalmente. Lui era uno di questi. Questo è stato forse il migliore che ho mai incontrato. Veramente, io vi consiglio di vedere questo video che sta. Credo che l'ho chiamato il prete coda di muccia. Il posto. Scrivi prete nel mio canale e trovi la conversazione che ho fatto con lui perché merita. Veramente. Poi, se uno vuole, potrei anche caricare tutta la registrazione completa proprio. E qui in questa chiesa, praticamente è tutto. Mi hanno trovato questa chiesa, una coppia che praticamente sono stati gentilissimi, hanno fatto di tutto per trovarmi in questa chiesa. Poi mi portano qua e praticamente mi fanno anche mangiare qua in questo ristorante lì. Era un santuario questo, però c'erano anche le stanze per i preti, così, no? E quindi. L'hanno visto come terroristi, eh? Non fa niente, non frega niente. Questo poveraccio non vedeva, non ci vedeva, ragazzi. Era veramente un grande lui, eh. Cioè, se lo dico io, ragazzi, qui i preti mi posso vedere, significa che è così. So this series that is starting Ah, right questo è now. forte perché ho detto, stavo al 12° giorno, ho detto, mo faccio questo intro qua, così lo uso, perché io pensavo che avrei fatto questi montaggi una volta finito tutto il cammino. Invece, poi stavo facendo.
questi montaggi anche durante il cammino alla fine. Quindi, però, siccome mi era piaciuta questa nebbia che c'era, ho detto la faccio qua perché, siccome sapendo di fotografia, non so che la luce quando è nebbia così è diffusa, no? E anche io sembro meno mostro, no? Quando c'è la luce giusta. E quindi ho detto faccio questa registrazione qua, no? Dove spiego la cosa qua. Quindi, qui il giorno dopo, quindi faccio vedere in questa chiesa che ho fatto vedere prima dove ho dormito. Quindi, questa è una panchina, veramente scomodo tutto. Però, perfetto, trovo anche il wifi là, c'avevo il netbook piccolissimo, leggerissimo, che usavo per caricare i video, eccetera. Quindi una chiesa, diciamo, una sala di una chiesa, ho trovato un posto, mi sono appoggiato, ho dormito. Vediamo, vediamo, vediamo. Questo è un tizio, molto, fa molto Gianni lui, eh. Gianni, questo mi ricorda molto te. Guarda dove dormiva lui, in mezzo alla campagna, lì, con la sua casetta in legno. Veramente, te lo farei sentire questa conversazione. C'erano anche i bambini, li portava, faceva il homeschooling, no? Cioè, insegnava lui ai bambini. Però poi mi diceva che doveva fare l'esame il bambino. Ovviamente i libri devono essere quelli che ti dice il sistema, eccetera, eccetera, no? Però ecco, questo te lo farei vedere questo Gianni. Tipo, faccio sentire un secondo. Però chiaramente questo vuol dire che tu bene o male devi stare un po' a paro, un po' di cose, bisogna che... Ma perché tipo fanno una specie d'esame? Sì, alla fine dell'anno fanno l'esame. Ci hanno dato i libri, no? Da studiare. E i libri scelgono loro, il sistema. I libri li scelgono loro, però non è che li devo seguire. Io me li sono presi perché mi sono detto, vabbè, vediamo quello che fanno là. Poi dopo io magari posso anche affrontare lo stesso argomento. Insomma, un tipo sveglio lui, mi è piaciuto. E andiamo avanti che non c'è tempo. Ah, qui arrivo alla. Ecco, questa è la sua casetta, Gianni, guarda che roba. Qui arrivo in questo posto qua, terremotato, ragazzi. Come si chiama? Camerino. Camerino, ragazzi. Questa è stata la dormita migliore che mi è capitata, perché ho trovato queste suore che avevano. Insomma, un bel posto dove mi hanno fatto dormire. Ma proprio un bel posto questo qua, ragazzi. Guarda che roba. Tutto moderno, tutto perfetto. Riscaldamento elettronico, tutte ste cose. Cioè, c'era tutto proprio. E questo lo usavano così come foresteria, cioè se venivano camminatori oppure ospiti, preti, cose, facevano le loro orge qua, diciamo, ok. Dai. Andiamo al So, prossimo. day 13 is about to begin. Ah, questo è stato il giorno 13, ragazzi. Praticamente qui ho dovuto usare i soldi per l'unica volta. Perché praticamente nessuno mi ha dato un posto dove dormire. Cammina, 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 cammina. No, poi pioveva anche. E alla fine ho dovuto prendere un bed and breakfast, ragazzi. E io gli ho chiesto a sta tizia: scusami, ma puoi per favore farmi pagare tipo la metà invece di 50 euro? Fammi uno sconto, entro nella stanza ma non la tocco, dormo lì per terra, non ti sporco le lenzuola, eccetera, eccetera, no? Però lei ha detto, no, no, no. Al limite è riuscita. Ah, qui, prima di andare arrivare da lei, ho chiesto a questo prete qua, ma posso dormire in questa sala qua? C'è tutto questo spazio? No, no, perché noi dobbiamo fare una serata e c'è gente, non possiamo. Ma che cazzo dici, oh? Pezzi di merda, no? E il più delle volte i preti sono stronzi. E quindi ho dovuto prendere questa cazzo di cameretta qua pagando. Ero tutto incazzato veramente perché non volevo mai pagare in questo cammino, no? Però questa è stata la volta che ho dovuto farlo purtroppo. E ho dormito comodo anche qua. Quindi vediamo. These are rich people, guys. Qui ero tutto incazzato. These are soulless. I told this lady, that I will sleep. Please let me sleep with my sleeping bag. I will not touch your bed or anything. She said no. She said no. And they have no soul, guys. 40 euros to sleep in this freaking thing. 40 euros just to pass the night. I had no option. I had no other option, fortunately. Tutto bene signora, bellissimo, grazie. Io tutto finto là, questa però. Però che cazzo di anche loro devono campare alla fine. Hanno detto: senti, o te la prendi sta camera e paghi, o non rompa il cazzo. Questa è lei. E
E io per vendicarmi, quando salgo lì c'era un vigneto grossissimo, diciamo, e ho preso un po' d'uva così, diciamo, cioè, dire, pure le forbici avevo. E insomma, questa è questa, diciamo, una giornata abbastanza. Qui forte sto tizio praticamente mi diceva che noi, anche se volessimo ricostruirci le case, non ce lo lasciano fare. Vediamo. Basta una casetta di legno, dice, almeno telemodo, se attacca a cazzo. E poi non glielo fa fa, non glielo fa. non glielo fa fare, capito? Lo Stato non te lo lascia fare, devi stare nelle casette che vuole lui. Mamma mia, qui dove mi sono rotto il ginocchio, questo prete qua, lui so che guarda ogni tanto anche i miei video, se stai guardando, mi sono scordato il nome, mi sono scordato il nome, scusami. Sei veramente un grande. Lui praticamente era un convento questo e mi ha dato proprio una stanza, mi ha portato, mi ha dato da mangiare, mi ha dato questa crema qua da mettere al ginocchio che avevo proprio distrutto proprio. E è stato veramente gentilissimo. E poi durante i cammini, ragazzi, vedi proprio che, cioè, divento anche molto più secco proprio pelle e ossa proprio perché praticamente mangi poco e cammini molto con questo peso Ok, andiamo avanti che non c'è tempo qua. Questo comunque è vicino Fabriano, posto bellissimo, ragazzi. Questa stanza che vedete può sembrare così creepy, triste, però è stato il posto lì è bellissimo. Vediamo. Grazie Ecco. mille di tutto. Arrivederci, grazie. E lui è la persona che ha fatto tutto. Che ringrazio, che mi sono scordato il posto, Benedictus, il nome. Ecco, questo è il posto, bellissimo. Benedictum. Ecco, è proprio un edificio grossissimo in mezzo alle montagne. E lì c'è Fabriano. Ok, Consiglio Fabriano. fammi stoppare. Quindi, qui stavo col ginocchio a pezzi, ragazzi. E qui, questa scena qua è bellissima. Vedi questi hip hop, no? Questi rappers, così. In mezzo alla campagna, in mezzo al niente, ragazzi, in mezzo a Sassoferrato, porca tre, a Murazzano, ti trovi questi due soggetti così che camminano. E io ho detto, oh, devo registrare questi, sono troppo clown, porca tre. E stavo vicino a Ciaramella, Caramella, ragazzi, bellissimi posti proprio sperduti. A me mi piaceva molto fare queste cose. Questo tizio poi mi riporta, anche qui mi va bene perché mi trovo una chiesa e il prete per fortuna era buono e mi dà questo stanzone qua e dormo qua, quindi anche qui mi è andata bene. Ah, qui faccio vedere che c'avevamo tipo tutte così, va bene, non perdo tempo così. E andiamo avanti al prossimo giorno, al volo. Okidoki. Ah, questa è stata la dormita fra le peggiori, ragazzi. This is what I mean, this is what I mean. Posto a Arcevia, ragazzi, posto spettacolare. Andateci. Era veramente spettacolare. Arcevia, ragazzi, guarda. Un ragazzo, io stavo andando via, ho perso la speranza, nessuno mi dava una mano qui in questo posto qua. Arcevia, questo bellissimo posto. Qui addirittura io ero vegano, sono andato a discutere di dieta con questi qua, da coglione che sono ovviamente. E loro mi guardano, è arrivato il vegano, è coglione totale ragazzi, ero vegano allora. Quindi ho detto nessuno mi ha dato un posto qua, né chiese, addirittura ho provato anche all'ospedale, nessuno mi ha dato un posto. Mentre stavo andando via, trovo un ragazzo, scende dalla macchina. E lui mi fa: ma guarda, se vuoi, io c'ho un garage. Se non ti fa schifo, ha detto, puoi dormire là. Ho detto: va benissimo. Se stava a fa tardi, no? Ho detto: qua al prossimo paese, arrivo al prossimo paese, che è mezzanotte, tipo, se comincio adesso a farlo a piedi. E quindi lui mi dà questo garage qua che loro usavano così fra di loro per così divertirsi. C'era tavolo da ping pong. Fumasse le canne, quelle cazzo gli pareva fare, insomma, sentì musica, cose così. E quindi ho dovuto dormire in questo posto qua. E in questo divano qua che si vede qua, che manco si vede. Ok, questa è stata una dormita un po' dura.
però ecco, era quello che cercavo, diciamo. Quindi prossimo giorno, prossimo giorno, questo qua praticamente ho parlato con un tizio, niente, io quando penso a sto cammino qua, a questo punto qua, mi ricordo un tizio che mi diceva che abbiamo dovuto lasciare il paese per andare in città, no? Che quello che dicevo, no? È la storia degli italiani, moltissimi hanno dovuto abbandonare le terre per andare in città. Loro parlano dello spostamento delle pecore in Cina, dalle campagne alle città, ma non parlano mai di quello che è successo, la stessa cosa che è successo qui in Italia. Ecco, lui era il tipo. Vediamo che se becco un punto. Ci abbiamo certi parenti a Roma, venite su, qualcosa faremo. Diceva che non c'era lavoro, no? Pensate ragazzi, noi abbiamo sempre vissuto in queste campagne, ci vivevamo e tutto, però il sistema trova il modo per non farti più vendere le cose che fai, perché ti arriva roba più economica da fuori, e loro sono costretti ad andare a Roma a lavorare nelle grandi città, ok? È così che ti spostano, ragazzi. Però nessuno capisce. Qui anche qui mi andava benissimo, ragazzi. C'era questo prete qua, gli ho detto scusami, mi puoi dare un angolino qua in questa chiesa così dormo? No, e lui mi voleva dare i soldi poi, ma quali soldi? Io, cioè, molti provavano così, mi vedevano tipo come un poveraccio, no? E qui ho visto in questo parco questi albanesi, però del Kosovo, sentivo dall'accento che era Albania del Nord, quindi allora sentiamo il prete, è forte questo. Da notare le scacchiere sotto la chiesa. Cioè, fanno i danni, non è possibile. Io devo solo passare la notte. Dai, ti serve questo? No, io ce l'ho i soldi per mangiare. Voglio solo un tetto per dormire la notte e basta. E poi il giorno dopo passo. No. Perfetto, basta. È come se non avessi... Mi dispiace, ma... Non c'è problema. Siccome si è detto anche altri, no. Insomma, lui ha detto no, perché qui poi qualcuno è venuto, ci ha rubato qua in chiesa, quindi no, non puoi dormire. Insomma, alla fine è meglio così, perché quando vado in questo angolino qua, ragazzi, c'era sto tizio che c'era un albergo, ho detto, io praticamente mi ero arreso, ho detto calla, mi tocca pagare pure oggi, pure stavolta. E qui trovo ste pecore, ragazzi, no, che intervengono, che parlavano di così di geopolitica, no? E io gli vado proprio a rompere proprio il rompere così, sentiamo. Depotenziato, ma insomma, a livello di corruzione. Ma senta, scusi se li interrompo, praticamente queste cose le fanno apposta, i ponti crollano apposta, perché serve. Lei parla bene dell'America quando hanno causato l'11 settembre ai loro cittadini? Abbi pazienza. Come? Le cose peggiori dell'America le abbiamo copiate tutte noi altri e continuiamo a copiarle. Se te vai a vedere il gioco dei soliti idioti, i soliti ignoti, questo l'avevano non programmato. Non sono idioti, funziona per l'elite, ma non per noi. I soliti idioti l'avevano. Non sono idioti. Il gioco dei pazzi l'avevano istituito lì a Latina, l'hanno buttato su. Insomma, la pega, ragazzi, è morto totalmente. Parlano proprio dei cazzate. E che insomma, sto tizio qua che era. Ah, Pergola, ragazzi, grande, proprio albergo me l'ha dato gratis, ragazzi, c'è gente veramente col cuore, cioè ragazzi, elettricità, tutto, mi sento anche una merda che ho fatto pure la doccia lì, cioè è stato già tanto che, e qui faccio vedere che avrei dovuto pagare, cioè il prezzo lì, no? E me l'ha dato gratis, grande veramente, l'ho pure ricontattato dopo che, dopo tanto tempo, su Facebook, grande, quindi anche qui mi andava bene. Let's start a new day. Allora qui vediamo al volo, ragazzi. Qui questa qua, sta mamma qua, l'ho fatto vedere, dall'Argentina, intelligentissima, e si parlava dei V e di tante altre cose, di quanto è stupido il sistema, eccetera, eccetera. Ecco qui. Praticamente io chiedo a sti preti qua, salgo in questa montagna e dico mi date un angolo qua, neanche questi hanno accettato, mi hanno detto però cioè loro hanno preferito pagarmi un albergo piuttosto che lasciarmi lì in un angolo a dormire, e io non riuscivo a capirlo sta cosa. Io ho detto ma non c'è problema che mi paghi, e infatti qua sono nell'albergo adesso tutto
sfogliato perché faceva caldo. E non capivo, ma perché questi, cioè, mi hanno pagato l'albergo, porca troia, invece di darmi un angolino là nel santuario che c'avevano, non mi sarei fatto i problemi. Insomma, qui il cervo, ragazzi, guarda che roba. E ok, vediamo al volo. Tante pecore che incontri per strada. Questo è quel tizio qua, universitario urbino, ragazzi, zombie totale purtroppo. Questa intervista l'ho anche estrapolata e messa, lo trovate sul mio canale. È molto interessante vedere lo stato della pecora, ragazzi. Qui praticamente questo è un posto così. Spesso ho dormito in questi, cioè praticamente dove facevano catechismo, no? In una chiesa, avevano una sala, no? Dove facevano studiare i concetti della religione ai bambini, no? E così, se beccavi il prete che accettava, ti faceva dormire in queste sale, così, diciamo. E io spesso ho dormito così. Però lui è stato buono perché alla fine mi ha trovato anche il materasso e tutto quanto, no? E quindi è stato molto, molto, molto gentile. Quindi andiamo al prossimo, al volo. Vediamo dove vado a finire questo giorno. Ah, questo è forte perché vedi sia la mezzaluna che la croce. Che poi alla fine è il concetto, cioè sono tutte religioni inventate dall'elite, ragazzi. Quindi, sia l'islamismo, come si chiama, i musulmani che i cristiani, creati sempre dal sistema, ragazzi, per dividerci. Qui il sindaco, e io dico qua, guarda, sto nascendo di nuovo, tipo, sto uscendo da là. Mi sono messo proprio apposta così facevo questo video. Vediamo This is che the filth here, guys. What do you expect? Me, as you can see, in the reflection, my head is just, it's like I'm being born again. Born again. Il sindaco qua, ragazzi, grande, mi ha pagato l'albergo. Ok, uno direbbe, ma scusa, Marcello, ma dici che hai sofferto, ma che cazzo dici? Sempre in alberghi, sempre. Allora, ragazzi, un attimino, perché insomma arriveranno anche dei posti tipo qua, ecco qui un'altra sala così di chiesa che il prete mi dà dopo che delle persone gli fanno un po' di pressione perché lui non mi voleva là, il prete era un pezzo da merda, però alla fine la città lì ha fatto un po' di pressione, gli ha detto ma dai là un po' sto poraccio che cammina, no? E mi ha dato sta sala qua. Quindi è stata una dormita un po' tosta, però insomma. Che cazzo è successo qua? Si è bloccato? Niente, siamo morti? Vediamo se va bene il prossimo video, si parte il prossimo video. Vediamo che forse l'hard disk si era fermo. Al limite io stop un secondo. Riprendiamo ragazzi al volo che ogni volta che spingo questo mi fa un casino. Vediamo. No, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, e qui, siamo qua. Vediamo di farlo al volo, dai, dai, Yeah, dai, dai. badass. Badass tractor. Oh yeah. Mi piaceva quando vedevo cose molto fotografiche, diciamo. Ah, questo è lo schizzato, ragazzi, la cosa più brutta che mi hanno mai fatto in vita mia. Questo qua lo conoscete ormai, no? Ho fatto vedere anche il video dove parliamo di Dio e lui non era proprio così, diciamo. Lui diceva che non esiste il bene e il male, tutta quella roba là, no? E ecco, questo è lui, sentiamo. Posso garantire anche che ci sono i modi per fartela presentare come. Ma io perché mi devo andare a scervellare su quello che c'è scritto la Bibbia? Perché mi devo andare a scervellare? Non basta la vita perché dovrei mettermi a studiare. Se volessi andare alle fonti, dovrei fare il lavoro che ha fatto Biglino, dovrei mettermi a studiare l'ebraico antico, dovrei andare a tradurre i testi antichi, dovrei farmi un culo così tutta la vita per cercare di capire se mi hanno fregato o se mi hanno dato delle direzioni giuste. Ah, praticamente guarda, se Insomma, con lui abbiamo parlato a lungo e vediamo.
soggettivo, è certo che è soggettivo. Soggettivo, ma noi siamo coglioni purtroppo. Ma non è sbagliamo. Vero. Loro, i preti ti dicono che tu sei un povero coglione. Dio vive dentro di te, dentro di me, ecco. Dentro ognuno, dentro ogni uomo c'è la verità. Questo è un classico di quello che ti vuole far credere che tu sei Dio. No? No, che no. Dio sta dentro di noi. No, dove sta? Fuori di noi. Noi siamo creature, si chiamano, nel senso che siamo stati creati e siamo come dei bambini in confronto a Dio, perché è talmente potente che ha creato te, ha creato l'universo. E quindi noi, siccome in questa terra la stiamo distruggendo piano piano perché non sappiamo vivere, purtroppo, non lo sappiamo fare, ancora crediamo che possiamo fare con la nostra testa. Sulla Bibbia già c'è scritto che noi ci autodistruggeremo. Va bene, fammi capire il tuo rimedio qual è. Rimedio è, ci stanno cazzi, devi leggere quel cazzo, devi leggere quel libro di istruzioni. Va bene, quando leggo quel libro e io quello butto via, cosa mi dici? Se io leggo il libro e dico per me questa è una grande stronzata, la butto via. E pagherai le conseguenze della stronzata. Pagherò io. Ma non puoi imporre a me o a nessuno una regola di comportamento. No, ma se sei stato ma non è che li impongo io, cioè questa gente, la gente non crede in Dio perché non vuole seguire quelle regole là. That's the truth, bro. Comunque, andiamo avanti. Lui praticamente dopo che parliamo di Dio qua, lui ha detto "Vabbè, a posto, stai qua da me". Mi ha detto "Era notte, era freddo", mi ha detto "Esci fuori dalla mia casa". Dopo che ha capito che eravamo completamente diversi, mi ha fatto uscire di casa che era notte, ragazzi. Cosa che io non farei nemmeno al peggior nemico proprio. E quindi sono dovuto scendere dalla montagna di notte senza luci, col sacco a pelo addosso, altrimenti morivo di freddo. E questo è il non credente, ragazzi. Hai visto? Io che sono credente non avrei mai fatto una cosa del genere a uno così. E lui, perché secondo lui è tutto oggettivo. Non sentiamo altre perle, ragazzi. Qui dovunque metti ci sono perle. Gesù Cristo andava con le prostitute, dice, no? Cioè, fanno di tutto, no? Per non accettare di seguire quelle regole là, no? Perché la loro natura è quella di uno che vuole fare quello che cazzo gli pare. E quindi, cazzo... E infatti, ha fatto quello che voleva. A un certo punto non gli sono andato bene io, ma ha buttato. Come buttate le donne, come buttate i rapporti che avete, vi stufate, li buttate, come oggetti. Queste sono le bestie che abbiamo intorno, ragazzi, e molti sono fatti così, purtroppo. E quindi scendo dalla montagna e per fortuna trovo due ragazzi nel prossimo paese che mi trovano, mi portano in una chiesa. Il prete non c'era, quindi alla fine andiamo nella casa del prete, piena di libri, una persona molto colta, diciamo, e mi dà una stanza, ho dormito là, in questa stanza qua. Creazione divina, le meraviglie. Era pieno di libri là, stavo facendo vedere un po' di libri là. Però ecco. Ok, quello è stato quello. Ah, questo è Leo, ragazzi, come si chiama? San Leo, posto bellissimo. Altro posto che segnalo, diciamo, se volete vederlo. Qui faccio vedere tutti i simboli, le cose, l'aquila a due teste, che è molto massonica, l'ottagono. E qui praticamente dormo. Il prete mi dice di no qua, sto pezzo di merda qua, mi dice di no, e vado tipo alla Caritas, avevano tipo un posto dove avevano gli immigrati là, e praticamente passo la notte con gli africani qua, ragazzi. E qui vedi un africano che sta vedendo una serie così africana su YouTube, e parliamo, lì mi danno anche da mangiare bene, ragazzi. C'era una cuoca là, rumena forse, o polacca, qualcosa del genere, non so, o ucraina forse, e che ha cucinato benissimo, ci ha dato da mangiare così, guarda che roba, frittata, spaghetti con roba dentro, tonno, cose. E qui, diciamo, è stata la prima botta che ho cominciato, il mio veganismo stava cedendo. E qui vi faccio vedere l'africano che prega, ragazzi, era impressionante, pregava non si sa quante volte al giorno. E lui però era intelligente, abbiamo parlato un po' di così di Dio con lui. Ecco, sentiamo un secondo qua. Sentito quello che siamo dice, capito? Sì. È sapere più di religione. Sì. È fatto io. Lo so.
E quindi cosa ne pensi di loro? Io pensi... Quindi sto chiedendo cosa pensi dei cristiani, diciamo, che lui è musulmano. Che la parola che loro dico, diciamo, scusa, sì? Uguali, okay, come da noi. Il problema è che loro prendono Isa, Gesù, come Dio. Gesù non è Dio, Gesù è profeta. Dice Gesù non è Dio come dicono i cristiani, ma è semplice un semplice profeta. Questo è come ci dividono, ragazzi, ovviamente. Questo è per dividerci, ragazzi. I musulmani credono che Gesù è un profeta, i cristiani credono che è Dio, va a finire che litighiamo. Però quando la gente ha flessibilità mentale si può riuscire, lui musulmano, io cristiano, in quel punto lì a dialogare, così a sentire come le opinioni che avevamo, in modo adulto, senza ammazzarci. Quindi, e lì ho dormito così in un divano lì, in questa sala qua. C'erano le telecamere nella sala qua, ragazzi, e questi qua erano costretti praticamente. Lì vicino c'era Rimini, c'era uno che andava in bici a Rimini, bici elettrica, per lavorare. Ecco, questa è la cuoca che ci ha dato da mangiare, gentilissimo. E questo è stato questo. Qui, quando mi sono svegliato, ragazzi, ho dormito qua al divano. E qui faccio vedere le telecamere qua, ragazzi. Ricordiamo, ragazzi, che il sistema li vuole, gli immigrati qua, e quindi li ospitano proprio per farli venire. Quindi ovviamente io sono immigrato me stesso, però sto dicendo che il sistema paga per far entrare altra gente da voi, e perché insomma a voi vi hanno detto di divertirvi soltanto, quindi non fate più bambini, e quindi entra quest'altra gente, piano piano vi cancellano la cultura, ci mischiano insieme, così anche la loro cultura sparisce, così, perché anche io come albanese, per dire, la mia cultura ormai se n'è andata, non c'è più, e quindi una volta che non abbiamo più cultura, non abbiamo più memoria, non abbiamo più niente, siamo facilmente modellabili, no? Come cittadini del mondo, così, sempre in movimento, senza una base culturale, senza una cultura, eccetera, eccetera. E questa era la Caritas, faccio vedere, ecco, casa di prima accoglienza, c'è scritto. Ok, Caritas, vedete la croce dei Templari là? La brava gente, ragazzi, che distrugge questa terra, però apparendo come se stanno aiutando, no, il povero. In realtà loro lo stanno distruggendo, no? Facendo venire tutta sta gente così, no? Qui vediamo dove vado a finire questo giorno. Bellissimi posti là vicino San Marino, ragazzi. Molto belli. Vediamo. Qui c'era un tizio che mi diceva che in una chiesa abbandonata hanno trovato un sacco di teschi, mi ha raccontato. Che molto probabilmente erano tipo i preti che, dopo che violentavano le suore, poi abortivano. Insomma, è peggio schifezza, mi ha detto. Qui un tizio che mi ha regalato il miele, vabbè. Qui, ecco dove dormo qua. In questa sala di una chiesa, praticamente sopra questa tavola qua. Ho dormito così, mettendo il sacco a pelo, così, e in qualche modo anche questa è stata una dormita un po' dura, diciamo, però è quello che è quello che cercavo, quindi a posto. Però qui in questa giornata qua mi danno dei vestiti, una coppia, e sono stati loro che hanno convinto il prete, che prima non voleva invitarmi, a farmi venire. Quindi questa è una cosa che si ripete sempre. Il prete non vuole farti dormire, il prete che dovrebbe credere in Dio e tutto, invece la gente che magari non crede, infatti questa è gente ricca così, col villone, io ci parlo un attimo, ma gli stavo dicendo la cosa, che non c'ho posto dove dormire, e loro ricontattano il prete, e il prete poi accetta. Questo per dire, insomma, che all'apparenza uno così, il prete può sembrare la persona più buona del mondo, in realtà magari una persona che non crede alla fine si rivela che è migliore, no? Vediamo questa giornata, stiamo al 25, siamo a metà, ragazzi, vediamo se avete pazienza, se no che cazzo vi posso fare, cambiare.
questo è un tizio, un ragazzo più o meno l'età mia, e mi dà un passaggio e parliamo un po' del sistema, della vita, eccetera, eccetera. E qui praticamente qui trovo stessa cosa, chiesa, e dentro questa chiesa avevano degli immigrati africani, però erano pochissimi, c'erano poche famiglie proprio, e una di queste famiglie gentilissima mi ha cucinato africano, ragazzi, e mi ha dato questo riso particolare loro, molto buono, e li ringrazio. Ringrazio anche il prete di questa chiesa qua, che mi ha dato questa sala qua, dove ho dormito sopra queste tavoli qua, ho messo il sacco a pelo. Però ecco, questa è la cosa, il riso che ha fatto questa famiglia africana, gentilissima veramente. Ho andato a mangiare loro, altrimenti avrei mangiato le mie noci che trovavo per strada, queste cosette così, un pezzo di pane che compravo così. Insomma, mi andava bene stavolta. Vediamo che l'hard disk sembra che si sia bloccato di nuovo. Siamo a 25, vediamo. Ok, ci metterà un po', quindi metto un pause un secondo. Allora, eccoci di nuovo, siamo al 26, ragazzi, il numero magico. Numero 26. Pantani, eccetera, eccetera. Vediamo dove vado a finire qua. Ah, qui questa che delusione, che triste, ragazzi. Cioè, questi qua, gli avevano messo in testa lui che c'aveva il cancro e lo stavano piano piano uccidendo. E lui era tutto triste perché mi hanno diagnosticato il cancro al cervello, e quindi andava periodicamente all'ospedale a farsi ammazzare, diciamo. Oddio, non dovevo dirlo forse. Chissà se lo bloccano, sta merda. Comunque, vediamo. Comunque, molta gente dice che la chemio fa male. Io te lo dico. Fa male, ma devi portarvi il tumore, per forza ti fa male. Però ammazza tutto il resto. Però dopo se uno si riprende sta bene. Ma guarda che solo un piccola percentuale si è mai salvato con la chemio. Con la chemio si sorveglia, si sono salvati certe gente. Pochi, pochissimi, per quello io. Fa vedere là, delle volte si salvano, no, no. Che erano all'ospedale con me, sono già morti tutti. No, quello che dico io è che. La mammella la curano bene adesso. Sì, ma la chemio, te dicono che le curano, poi gli riviene un'altra volta. Comunque lui era il tipo che c'aveva il problema, eh? E io stavo cercando di fargli capire, insomma. Però le pecore, ragazzi, si fidano solo dell'esperto, e molto probabilmente questo tizio l'avranno ammazzato ormai, perché quando sei debole purtroppo muori, eh? È così, i predatori ti accerchiano e ti fanno morire, no? Per esempio i leoni, no? Fanno morire gli animali deboli, come adesso stanno ammazzando i deboli, se ne vanno. I predatori sono quelli che vediamo in TV, no? E piano piano chi ci casca, chi è più lento mentalmente, viene mangiato. Vediamo dove dormo qui, ragazzi, al volo. Ah, qui chiesa, però questa è particolare perché guarda che roba, ragazzi. Guarda questa immagine che si può vedere solo in video, ho cercato di fare la schermata ma non è possibile. Ecco, guarda che roba, questo è un papa, guardate che immagine, molto creepy, eh? Walker Bush, here's a creepy thing again. Guarda, ragazzi, lui sta accarezzando una bambina che sta in ginocchio, e guardate un po' l'altezza del viso, dove sta, ragazzi, questa bambina sta in ginocchio, e lì, questo è il papa, non so quale perché non sono un esperto. E vediamo che forse l'ho registrato meglio prima, ecco, guarda qua, ragazzi. Look at the head, guys, the same height as the as you know. Cioè, io forse avrò la fantasia un po' da pervertito, però insomma questo quadro è un po'. Guarda che roba, sta in ginocchio. Guarda l'altezza dove sta la bambina. This is creepy. Guarda che roba. E insomma, qui dormo in questa sala che mi dà il prete. Qui il prete è stato buono, tutto sommato. Mi ha dato il posto. Spesso mi capita così, in sale così di chiese, che mi avevano un posto, mi davano. Io dormivo così, ragazzi. Dormite veramente durissime.
sopra il tavolo, così. Che devi fa? E andiamo a posto. There's a bed and breakfast only 2 km from here. Okay? Go give 50 or 70 euros to these monsters. Qui dico, ma perché dare i soldi quando potete viaggiare così? Ah, qui entro in questo supermercato, qua gli dico, ma scusi, ma perché voi vi chiamate la casa del contadino? In realtà questo è un supermercato normale, no? Signora, una cosa soltanto che volevo dire. Io praticamente ho letto il nome casa del contadino e mi aspettavo qualcosa tipo il contadino, qua la roba tutta di una volta. Invece il nome è molto, diciamo, ingannevole. Questo è un supermercato normalissimo. Perché ingannevole? Perché ingannevole? Ciao Berta, Paiorella. Anche qui, ah, questa è la tizia che mi parla di Mussolini, quanto è buono Mussolini. Qui sta vicino a Predappio, quindi siamo vicino a Mussolini. Ecco, qui provo anche a trovare la tomba di Mussolini. Questo è forte, sto pezzo. L'unico statista italiano che, nonostante tutto, ha messo sempre l'Italia al primo posto. Viva il Duce. This message to the only statist. Insomma, dico la pecora, ringrazio il dittatore. Così mi trovo altra gente che mi spiega un po' la cosa. E qui mi è andata bene perché praticamente qui vicino al Predappio il prete là mi dà una specie di camera d'albergo, quindi mi è andata bene. È questa qua, quindi qui mi è andata benissimo. Ok, prossimo giorno al volo. So these are the fasci, the fasci. How do you... E quindi siamo vicino al posto dove è nato il duce e guarda qua, vediamo i fasci qua anche. E qui vediamo le pecore che giocano a carte. E qui un altro amante del duce qua mi dice. E qui dormo in questa sala che il prete usava così come posto dove archiviare le cose, quindi mi sono arrangiato anche stavolta. Ok, andiamo avanti. C'è il cane che... Sto cazzo di cane che volevo. Me voleva mangiare. Ma io sono un lupo a cane, stammi lontano che me te magno. Qui facevo vedere, guarda che cazzo il lavoro fa la pecora, che rischia la vita, porca droga. Stiamo e dico qua che è forte questo. You know, cigarette also, eh? C'è sigaretta e tutto, no? You know, the iron and the cement that he's breathing is not enough. Cioè sta respirando il cemento, il ferro là, e più la sigaretta. Cipo. Needs also another source of poison himself. And you know we are waiting for this dumbness to change. These people are killing themselves and do not care. Cioè dico, qui le persone stanno cercando di ammazzare se stesse e manco gliene frega niente. E questo dimostra anche, ragazzi, che quando c'è stato poi dopo il coglione. Cioè, questa gente, se lo stile di vita che facevano, già si cercavano in tutti i modi di ammazzarsi. E adesso, dopo il 2020, hanno trovato un altro modo un po' più estremo di farlo, diciamo, no? Però, ecco. E qui parlo di dieta. Praticamente c'era una tizia che mi diceva, ma guarda, tu mangi troppi zuccheri. E io gli stavo cercando di dire che sì, lo so che c'è questa dieta chetogenica eccetera eccetera, dove bisogna mangiare solo più grassi, però io ho detto, io l'alternativa mia adesso è o mi trovo un lavoro e così mi posso permettere la carne, la dieta perfetta tutta biologica eccetera, eccetera, oppure cammino così e mangio quello che trovo, ho detto. Quindi per il momento io avevo intenzione di continuare questa cosa quasi all'infinito, cioè veramente volevo che questo cammino così continuasse per sempre, poi alla fine non è stato possibile, diciamo, e perché anche la vita così da randaggio così non può funzionare, ragazzi. Qui un'altra sala di chiesa, mi trovo in un posto, ok, quindi ho dormito qua. E quindi per dire là, io stavo dicendo, quindi
sì, io mi posso mangiare il cibo buono e tutto, però a quale prezzo? Che devo lavorare per il sistema. Io preferisco, ho detto, mangiare cibo, e questo parlavamo con Fabio, no? Quanto è importante la parte spirituale, ragazzi. Voi pensate che c'è la salute, te la dà solo quello che mangi, ma se tu stai male per comprarti quella roba che mangi che è buona, lo stress che hai al lavoro ti uccide. Puoi mangiare sano quanto cazzo ti pare. E quindi andiamo a vedere dove dormo qua. Gente che incontro per strada, gente buona che mi aiuta. Qui questo qua c'ha il coltellino che io non c'avevo e sta cercando di aggiustarlo. Quindi qui. Hey guys, what about a nice relaxing moment near this camera? Oh yeah. Che ne dire di un momento così rilassante sotto la telecamera lì? Qui la stella 8 punto più quella dei Templari. Qui analizzo tutta questa propaganda che avevano davanti a questa scuola qua. C'era un po' di tutto, tipo evoluzione, tutte cose, no? E ci, tipo, facevano vedere la storia dell'uomo, no? Tipo, è partito così dal... Perché loro, ovviamente, il sistema fa sempre vedere che prima eravamo stupidi così e adesso siamo arrivati sulle stelle, tipo. No, vediamo, vediamo. Guarda, tipo, l'evoluzione dell'uomo. È forte. Propaganda pura, no? Tipo, così abbracciamo il progresso, no? Che in realtà è schiavitù. Che in realtà è schiavitù. Playing with us, you know? If this is freedom, and this is bad, so they portray a freedom as bad, you know, and slavery as good, and fakery as good. So let's go here. DNA, tutte ste minchiate, la roba, evoluzione, Einstein. Science table, whatever you call this. DNA and stuff. Hanno tutta... C'è buchi neri, tutte minchiate. Ecco qua Einstein, sti cazzate così. Che ovviamente sono tutte funzionali, cioè questo modo di che ci presentano con questi esperti di vedere il mondo, è tutto funzionale per gestirsi meglio alla fine. Perché se tu pensi al mondo come lo vogliono, come te lo presentano loro, praticamente sei più facilmente gestibile. Se vedi te stesso come un pezzo di merda che in questo granellino nel spazio, e siccome Dio non c'è, quindi il più forte è quello che vale, e quindi stai zitto e obbedisci a chi ha più soldi di te, perché altrimenti muori e finisce tutto. Invece se credi in Dio, tu dici al più potente, fanculo, anche se mi ammazzi testa di cazzo, io vado in paradiso, per dire. E quindi potenzialmente non sei controllabile in quel modo. Però se ti dicono che non c'è Dio, tu hai paura di morire in qualsiasi momento, faresti di tutto per non morire, e quindi sei facilmente controllabile a quel punto. Vabbè, lo so che molti di voi non la vedrebbero questa cosa, la vedrebbero in modo diverso, però posso garantire che almeno io la penso così. Quindi, ciao. Andiamo avanti qua. Questa pecorella tutte con la bici da migliaia di euro, ragazzi, io li stavo registrando più per prendere in giro, no? Gli dicevo, ma vi fate pure la ceretta e tutto, gli dicevo, no, per prendere in giro e tutto, no? E lui stava lì a dirmi come se come cioè, non capivo che li stavo prendendo in giro, tipo. Sentiamo. No, perché li vedevo tutti lì sui ciclisti, ho detto, chissà, può essere che vai più veloce. No. E invece quanto può costare una bici del genere, così come media? Una bici così costa sui 6.000 euro. Cioè, li senti proprio anche da come parlano, ragazzi, che siamo finiti, siamo morti. Qui siamo pochi mesi dopo il prima del cogliona, ragazzi. Quindi, per dire quanto siamo morti, ragazzi. Questo era un italiano ricco che aveva questa tizia o svizzera o tedesca, tipo. E così gente che non sa come passare il proprio tempo e trovano così svaghi cose così. Questi invece coppia intelligentissima. Sentiamo, questi sono forti. Poi vedi anche 30-40 anni fa che dice, ah, con le nuove tecnologie fra 30 anni lavoreremo tutti in meno. Esattamente. Ed è vero, lavoriamo in meno, solo che una parte lavora prima
lavorativa e l'altra non lavora. Esatto. Esatto. Grazie. Non capisco come fanno a fregarci così, ma perché la gente così? Perché il popolo è stupido e non unito. Esattamente. E poi credono anche ai partiti, eccetera. Bravo, che... allora ci capiamo. Qualcuno intelligente all'incontro. Ma io con lei litigo ogni tanto perché lei dice: ah, ma non sei informato. Ma quando hai capito una volta che è tutto un teatrino. Cioè, bravo, spette le telecamere e loro se danno la mano cominciano a ridere. Informarsi sulla scena di oggi. Sulla scena, il teatro proprio. E lui è un grande. Loro mi hanno dato un passaggio. Vediamo dove vado a finire il nostro eroe stavolta. Minchia, qui ogni video ci sarebbe da parlare per ore. Ma qui, prete buonissimo, vecchio, un vecchio prete questo. Dormivano in questa cascina così, con un altro prete venezuelano. E mi hanno dato questa sala qua per dormire. Ho dormito sopra il tavolo. Vediamo il prossimo giorno dove vado a finire. Grande lui, qui ci avviciniamo ai posti bellissimi. Guarda questo qua, mi dà un passaggio. Today, guys, oh shit, che ci ha salvato. Sentiamo di avere questo forte. Mannaggia. Work sucks. Da Roma. Te posso inquadrare un secondo? Sì, c'è sì, un problema. No. Ecco il nostro amico che ci ha salvato. Grande, grande. Qui lui mi dà una dritta per il prossimo giorno, ha detto vai in questo posto qua perché ci sono degli hippie tipo che vivono così con la terra senza fuori dal sistema, no? E io tutto curioso, cioè, ho detto ci vado, però non trovo quello che pensavo di trovare, diciamo, la gente era molto più fredda, però ci può stare. Quindi qua, in questo posto qua, praticamente dormo in un negozio. C'è una tizia là del bar, nessuno mi ha trovato un posto migliore. Questa mi fa, guarda, io c'ho un negozio che ce l'ho chiuso adesso, non so che tipo di negozio era, però era tutto così, non c'era elettricità, e quindi però in qualche modo mi arrangio lì, dormo in questo negozio che era... E praticamente ho dormito in una specie di lettino dove fanno i massaggi, ragazzi, bellissimo, no? Ho dormito abbastanza comodo alla fine, però molto... cioè i peggio posti, però. Don't go too much because I have no... Vediamo, stiamo al 33, calcolate fino al 49 perché poi, quindi vediamo, ecco qui trovo questa, anche qui parliamo con questa coppia che poi ritrovo giorni dopo lì all'Ozzolo quando arrivo però con loro parliamo di così di fede, quindi ovviamente si va sempre a litiga. E loro mi hanno detto, guarda, se non trovi niente in questo paese qua, vieni da noi, abbiamo una villa, una seconda casa, e ti facciamo dormire là. Io ho detto, grazie, però intanto provo un attimo da queste suore qua, vediamo se mi danno loro da dormire, perché se non dovessi trovare, vengo da voi. Però per fortuna queste... sentiamo che questo è forte, questa chiacchierata, lo stessino. Roma. Abito a Roma, però non sono italiano. Ah, ecco. Bravo. Però parli benissimo. Parla sì, bene. Perché sono quasi nato qua, si può dire. C'avevo 11 anni quando sono venuto dall'Albania. Ah, io capisco, sì. Anche qui vengono tante persone. Mio padre aveva fatto il militare in Albania. Ah, ecco. Mio nonno ha fatto il militare qua in Italia qua? E si è sposato con un'italiana. Ecco. Quindi io per un quarto sarei italiano, diciamo. Ok, grazie. Ciao. Arrivederci. Ciao. Devo andare. Arrivederci, Vediamo un po' cosa vediamo. Succede. Buon viaggio sempre, buona fortuna. Grazie per anche a lei, signora, grazie. La gente è buonissima, ragazzi, in questi piccoli paesi. E qui ho fortuna che le suore qua mi fanno dormire da loro. Comodamente qui, ragazzi. Qui ho dormito buone queste. Ma spesso mi è capitato di trovare suore che non ne hanno voluto proprio sapere di salvarmi. Ok, qui stavolta mi andava bene. Now the next day, you know, remember the ok, qui il giorno dopo che mi sveglio, queste persone che mi hanno detto se vuoi vieni da noi a dormire se non trovassi, mi hanno detto dai che ti laviamo i vestiti. e mi hanno preso i vestiti e mi hanno in questa lavanderia me l'hanno lavati, diciamo.
Insomma, la gente d'aiuto, eccetera, eccetera. Qui, solita sala di chiesa dove dormo. Dove sto qua? Tredozio, ragazzi, Tredozio, Tredozio. Ed era bello quando così andavi in queste sale di chiese, così che trovavi di tutto proprio. E io documentavo tutto, così facevo un video sempre di delle cose che vedevo, che avevano, i libri, cose. Ecco qui. Qui sto facendo vedere il libro che avevo trovato lì da loro e analizzavo un po'. E vediamo, vediamo. Just a few words about sleeping. Ecco, sopra il tavolo da ping pong, ragazzi. Sì, qui sto facendo... Dico un po' di trucchi su come così dormire, no? Cioè che sarebbe buono, insomma, avere anche il materassino, però io siccome non ce l'avevo, dicevo... Qui il prete era veramente un grande... Io non prendevo mai soldi dai preti, ragazzi, però lui, cioè, proprio non ha voluto sapere. E alla fine gli ho preso sti soldi. Però era veramente uno, il prete qua di questa chiesa qua, del tavolo, dal ping pong a Tredozio, era un grande, veramente. Qui trovo noci, le raccolgo e me le mangio. Ecco, qui, questa qua è stata la dormita più tosta, ragazzi. Guarda dove cazzo ho dormito qua. Sono andato al comune di questo paese che si chiama Portico di Romagna. Qui faccio vedere il Partito Democratico. E effettivamente l'unica cosa che sono riuscito a trovarmi è questo rifugio, tipo sotto questa, in questo parco c'avevano questa specie di rifugio dove tipo immagazzinavano le cose, sedie e cose, però era veramente messo male ed è stata la dormita fra le più toste che ho mai fatto. Vediamo un po' se si riesce a... Ah, non parte più. Niente, l'audio non parte più, forse devo fare così. Allora, fermo un secondo perché ho problemi con la disk. Allora, ragazzi, al volo, sono ripartito. Oh, cazzo, roba, stai, mannaggia. It was nice to be in a hotel. Eccola, scusate. Just a few words about sleeping bag, guys. Volevo far vedere quest'amo qua, no? Da vedere, ragazzi, come tagliavo i capelli, perché praticamente quando stai per strada e non... Cioè, praticamente non riuscivo a vedermi da dietro, no? Quindi tagliavo solo quello che vedevo, guarda che cazzo di testa. E guarda che roba, ragazzi. Sì, c'è l'elettricità là dentro, ma era veramente qualcosa di... Ok, vediamo... Vediamo la cazzo a dormire qua. Cioè, praticamente qua ho tagliato un po' di erba per renderlo un po' più soffice il posto dove dormire lì. E ho messo ho aperto una specie di tavolo lì. Guarda che roba, ragazzi. So this is the final setting, guys. You know? I have my laptop. Me l'ho messo il laptop lì davanti per vedere qualcosa, altrimenti veramente triste. Cioè, era proprio un bunker, tipo. Tutto cemento, non era molto sano, diciamo, dormire là pieno di ragni, di ragnatele. Però è l'unico posto che sono riuscito a trovare per darmi. E quindi ho dormito qua in questo cazzo di rifugio, diciamo. Ecco. E io dicevo qua nel video, ma questa è guerra, cioè se questo è il massimo che devo subire mentre siamo in guerra, per me questo è niente, dicevo. Ok, in qualche modo, insomma, ho messo erba lì nel parco, praticamente c'era una pianta che era tipo lunga così, ecco, e io ho messo questa erba così lunga sotto il tavolo, così per rendere un po' un minimo più soffice, però non è che ha funzionato molto. Guarda, c'è l'erba lì sotto, erba lunga così. Insomma, io ho fatto anche un lavoro di giardinaggio al parco lì. Andiamo avanti, vediamo se ce la fa. Facebook is KGB, is CIA, is spying you. Non l'ho scritto io quello. This is where I lived. This is where I slept this night, guys, in this bunker. Ok, vediamo dove vado a finire stavolta. Eh sì,
stavolta dormo qui, quindi mi è andata bene. Sta tizia qua è troppo divertente, veramente. Così dobbiamo accettarci, ma, con i nostri difetti. Ma ci sono anche altri modi di vivere questa vita, ma no? Non siamo da soli, ma come si fa? Da solo sei libero totalmente, nel senso che io in realtà non vorrei stare da solo, però se le persone che ho intorno a me la pensano completamente diversamente... Assolutamente sì, ci mancherebbe, però non è detto che tutti, proprio tutti... Ma secondo lei tutte queste riviste che... Ma che sono cagate queste? Ecco, diciamo che... sai quanti se ne vendono? Ma di questa porcheria qui, anziché magari qualcosa di psicologia, qualcosa di più che potrebbe... No, ma tutte queste cagate, io non ho mai sfogliato una di queste, ma vanno che... Ma già c'è una spiegazione psicologica, mi sono documentata anche su questa. Che la signora prima diceva, chi no, donna moderna molto meglio. Sì, infatti. Come se stavo parlando del... come per dire, chissà... Compri signora, compri, che va bene così. Meno male che ci sono le persone come lei. Come per dire. lei è una proprio di nicchia, donna moderna. Non la compra mai. Vabbè. Poi insomma, mi va bene qua, mi fanno dormire in un posto abbastanza buono, addirittura c'era la cucina, e siccome avevo le castagne che avevo preso durante il cammino, mi sono cotto le castagne. Quindi saluto lei, e questa è la casetta con la cucina, guarda, io ormai ero diventato pelle e ossa proprio, guarda che roba, guarda che schifo. C'è proprio secco secco proprio. A forza di camminare da 36 giorni, guarda che cazzo sono diventato. Non che adesso sono un ciccione, però guarda che cazzo di campo di concentramento proprio. Sembro uno di quelli. Guarda che cazzo ero. E qui faccio vedere i castagni, no? Just nuts that maybe I will cook. I will boil or half of them I will boil and half I will ai ai ai, vediamo qua, e qui siamo al Monte dei Grali, ragazzi, la prima dormita in bivacco, ragazzi. Qui analizzo un po' questi simboli. Vabbè. Però qui è stato magico, ragazzi, veramente il bivacco, ragazzi, guarda i funghi che c'erano, posto bellissimo. Premi il cuore si chiama il posto, veramente bello. Questi erano due bivacchi in mezzo a niente e io ho dormito in questo qua, il primo qua. E praticamente ognuno lì nel nord c'era questa usanza che c'erano i bivacchi, se tu andavi lo potevi usare gratuitamente. Molto buono come concetto. Ecco, non parte più, devo ristoppare un'altra volta. Allora, vediamo se riesco 37 al volo. Vediamo il bivacco che dicevo. Praticamente chiunque può venire in questa... Guarda che roba, ragazzi, in mezzo alla montagna c'è questo gioiellino. Good news, this place is wonderful. You know, there's wood here. Of course, there's no electricity. These are all beds, guys. Qui ci sono letti. Everybody's sleeping there. So, you know, there is lots of beds here. C'è legna. This place, man, it's so well kept, you know. And they... Pulito, no? Vi faccio vedere, cioè ero contentissimo proprio. C'era legna, c'era tutto. Ed ecco il posto, bivacco Monte dei Gralli. Andateci, ragazzi, è bellissimo. Passerete una notte così in una casa così di campagna. C'è anche l'acqua lì, è bellissimo. Ve lo consiglio. C'è la stove, la stufa. Legna anche fuori. Perché ogni tanto c'è qualche tipo volontario che va lì e sistema un po' le cose, no? Però anche la gente, tipo, c'è questo spirito di... Vai lì, che ne so, hai la tua cosa che ti sei portato per il cammino da mangiare, ti è avanzata, la lasci lì, qualcun altro magari la può usare. E quindi quando entravi lì, praticamente c'avevi anche da mangiare. Se non avessi le cose tu, se non c'è mai, non avessi da mangiare. Ed è bello. C'è il cammino, c'è l'acqua, ovviamente di montagna. Ovviamente non ho usato quei detergenti là. Però mi ricordo c'era... Ecco, questa è la roba che trovavi. La gente lasciava la roba, quindi...
c'è fagioli, c'è pasta, di tutto proprio. Incredibile. E cose che nel centro d'Italia queste cose non ci sono, però quando vai verso la Romagna, Toscana, di là c'erano questi bivacchi molto ben tenuti, eccetera. Che andiamo avanti, vediamo se ce la fa il computer. So, I Questo arrived in this town called Castagnet. Castagneto d'Andrea. Qui questa ragazza mi fa vedere perché loro è un paese molto famoso per le castagne. Chestnut tree. And this girl is showing me how the cut should be made when you bake these chestnuts. So, because they were having a party there, lots of Ok, quindi questo, perché anche il nome del paese stesso lo dice Castagneto d'Andrea. E qui il prete mi fa dormire in questa sala qua, diciamo, perfetto, quindi mi andava bene qua. I left the Faccio vedere dove sto. E anche in questa volta becco un altro bivacco molto bello, ragazzi, è questo qua. Guys. So for me this is a good break, from the priests, and having to ask them a place where to stay. These refugees are lost in the mountains, but this guy, took me by with his car there. Lui mi sta dicendo quindi che lì c'è l'acqua, questo è il bivacco, me lo fa vedere. Lui era uno dei, così, dei volontari che si occupano così di tenere buono, di tenere sistemato questo parco, anche di occuparsi magari anche di questo bivacco piccolissimo, però per passare la notte era ottimo. E quindi durante il giorno ho lavorato di brutto prima che venisse il freddo, la notte raccogliendo legna. E l'ho sistemato tutta dentro così. Ho pulito tutte le stoviglie che ho trovato lì. E aspettavo il tramonto e la sera per accendere tutto. Qui faccio vedere le cose che la gente lascia e quanto sono stupidi che scrivono nei muri e sporcano, fanno. E io però ovviamente ho pulito tutto lì ed ecco, legna pronta. Ecco, quel camino e tutto, questa è la legna che avevo fatto, cioè proprio lavorone proprio. E quindi faccio vedere le cose che ho trovato da mangiare lì e cucino qualcosa sopra il fuoco. È divertente, alla fine. Queste sono cose che magari non si ripeteranno mai, però alla fine ti rimangono impresse. E comunque hai un attimo un assaggio, se mai le cose dovessero andare male, hai un po' di esperienza su come poter campare, diciamo, in una situazione di estrema così emergenza, diciamo. Ok, questo è il bivacco Borbotto, si chiama, bellissimo. So I'm going to show you now the E quindi questo è il fuoco che feci quella notte, altissimo proprio, tanta legna avevo. Okay, vediamo questo giorno qua. Ah, questo qua incontro sti ragazzi qua che mi danno il Kinder sorpresa. Troppo Grazie, buona seguimento, non mollare. Ciao, grazie. Ci fa piacere che c'è gente ancora come te che molla tutto e questa è una pecorella, ragazzi, però volevano essere così simpatici. Che passi come te. Ciao, grazie. E qui praticamente qui mi cazzo, ragazzi, perché avevo in piano praticamente di trovare, c'erano due bivacchi durante il cammino. Ho detto sicuramente qua qui mi va bene, però il primo bivacco, questo qua, non c'era acqua. E se non c'hai acqua non puoi stare. Quindi anche se c'era legna qua e tutto, anche il posto era abbastanza, cioè, piccolissimo. Cioè c'era solo questo piccolo bivacco così. Però ci si poteva dormire benissimo qua. Però non c'era acqua. E a me serviva acqua. E soprattutto avevo buttato totalmente l'acqua che avevo, perché ho detto vado leggero, perché ci sono due bivacchi, sicuramente nel bivacco ci sarà l'acqua. E molto probabilmente, molto spesso dove c'è un bivacco c'è anche l'acqua. Invece
non c'era acqua qui e ho detto ok, mo vada quell'altro, vada quell'altro, mi incazzo ancora di più perché questo è ancora più grosso, ancora migliore, potevo dormire benissimo qua. E però non c'era acqua nemmeno qua, è incredibile. E quindi, e poi mi incazzo col fatto qua che questo concetto qua, dicevo, era bellissimo, cioè la gente, no, invece di pagare alberghi, cose, no, potrebbe benissimo tenere pulito un posto, tipo un bivacco, per dire. E questo concetto potrebbe estendersi invece di solo così a posti dove dormire in montagna, che sono i bivacchi, potrebbe estendersi, io pensavo, anche in alberghi, per dire, no? Perché la gente tipo vai in albergo, fai tutto da te, pulisci anche, tipo lasci tutto pulito, e così quell'altro lo usa e non paga niente, per dire, no? Però ovvio lì è un po' più complicato. E qui facevo vedere, ma perché questi maiali di merda lasciano i cibi aperti, dicevo, e dove poi il topo sente la puzza e entra, e quindi c'erano cagate di topo ovunque lì, e ho detto troppo schifo. Uno, non c'è acqua, poi ho visto anche i topi, diciamo segni dei topi là, e anche se in qualche modo potevo starci, però ho detto andiamosene da qua. Però il problema è che qui stavo veramente molto dentro la montagna e il prossimo paese era molto lontano, e sono arrivato distrutto perché ho dovuto lasciare questo posto, anche se era bellissimo, perché non c'era acqua, e praticamente mi serviva acqua. A quel punto stavo veramente assetato e tutto. Insomma, arrivo in qualche modo in questo paese qua, e per fortuna trovo, questo è stato la seconda volta che ho dovuto pagare, perché purtroppo non c'è stato modo. Bivacchi mi è andato male, chiese, il prete mi ha detto di no, anzi non c'era proprio il prete, mi ricordo, e quindi ho dovuto prendere un albergo che era abbastanza economico, tipo ho pagato tipo 20 euro, pochissimo, io. Però la tipa là, qui vi faccio vedere l'obelisco, eccetera, del prete che non c'era in questa chiesa qua, e però la signora che gestiva questo albergo qua, il ristorante, era veramente veramente molto molto buona, e infatti mi ha fatto quasi venire da piangere quando raccontavo. Lei era veramente molto, non lo so, mi ha dato da mangiare gratis là in ristorante. Io alla fine gli ho pagato solo l'albergo, diciamo. Però è stato un bel incontro. Qui faccio vedere i simboli, l'obelisco, le cose. E qui, siccome ero stanco di tutto, volevo tipo lasciare questa cosa. Però stavamo al 40° giorno, mancano altri 9 giorni per arrivare all'Ozzole, che è il giornale. Infatti qua dico, perché di solito quando è notte, ragazzi, la testa è stanca, tutto quanto, tu pensi anche in modo così negativo. È proprio una questione che al cervello non c'ha energia e non riesce ad essere positivo, e sei negativo, per dire. No? Quindi il giorno dopo, quando sei carico, hai dormito tutto quanto, il cervello è anche carico e non si fa tanti problemi. Infatti qua dico che ho deciso di continuare il cammino anche se mi sono stufato, dicevo. Però era dovuto al fatto che ho camminato, è stata una giornata proprio distruttiva quella per arrivare a quel posto lì. Cioè, due bivacchi, mi va male, non si poteva dormire, e poi vado, addirittura devo pagare, cioè stavo veramente depresso e volevo terminare la cosa. E qui invece praticamente dormo in questo paesino qua sperduto, mi fanno dormire in una specie di casetta così di legno, e dove praticamente c'è anche il gas lì con le bombole, e insomma riesco a sopravvivere. Mi va bene anche stavolta, vediamo il prossimo giorno dove va a finire. Questa qua è fra le cose più impressionanti, ragazzi. Infatti c'è un video nel canale mio dove dico questa storia qua. Praticamente c'era questa coppia che vivevano in montagna, ragazzi. Qui col microfono lo spiego questa cosa. Insomma, strano, molto molto strano, bellissima sta giornata, perché praticamente questa coppia qua viveva in montagna, completamente sperduti, ragazzi. Gli ho detto, siccome lì nella loro proprietà c'era anche una chiesa, gli ho detto
potete per favore farmi dormire in questa chiesa? Loro hanno detto di no, però stava piovendo e io non mi aspettavo che erano così stronzi. Insomma, vado via e loro praticamente sentivo che avevano perso tipo dei vitellini, no? Che li lasciavano liberi così in montagna e non li trovavano più. E io, dopo che mi hanno detto di no, io tornando indietro, diciamo, già proseguendo con la mia strada, vedo questi vitellini e ho detto: sai che faccio? Questi, anche se mi hanno detto di no, cioè di non lasciarmi dormire in quella chiesetta senza consumargli niente alla fine, anche se hanno fatto i stronzi, io gli voglio fare qualcosa di buono, ho detto. E vado, prendo questi vitellini, ragazzi, che stanno così in montagna. E immaginate adesso che il vitellino, cioè, scappa se tu gli vai addosso, no? E io in qualche modo cerco così di spostarli piano piano finché non li porto giù dove abitavano loro. Cioè, mi sono fatto tipo un chilometro con questi vitellini piano piano a portarli a casa loro. E loro, quando mi hanno visto che ho fatto questa cosa, che stavano andando loro a cercarli con la moto, poi tra l'altro, a portare indietro nella casa loro questi vitellini. Quando hanno visto che io gli ho portato questa cosa dopo che mi hanno detto di no, mentre pioveva, poi tra l'altro, cioè dire a qualcuno di no mentre pioveva, cioè veramente brutto. E io ho detto: gli voglio fare qualcosa di buono comunque. Gli porto questi vitellini, loro rimangono proprio impressionati proprio. E lì cambia tutto, proprio. Diventano gentili. Mi dicono: dai, dove sta andando? Con questo pick up qua mi portano al prossimo paese, che era San Benedetto in Alpe. Però questo è bello, ragazzi, perché cercate sempre di far bene, perché non ti si chiudono le strade. Ecco, l'hard disk si è bloccato di nuovo, devo stoppare un secondo. Bene, ho cambiato programma, vediamo se adesso si blocca di meno. Quindi alla fine arriva questo benedetto San Benedetto dell'Alpe, il paesino sperduto, e questa chiesa qua, cioè, ci sono questi vecchi che mi danno questa sala enorme dove questa gente viene qua, mi hanno detto fanno tipo yoga anche, tutte minchiate così, e questa era una chiesa, e c'erano questi vecchi che avevano questa sala, la usavano per incontri, per cose, per di tutto. Ci potevano stare lì, mangiare. Era un bar, un teatro, era un di tutto. Sembrava una casa, c'era l'angolo cucina, tutto, bagni. E qui io mi diverto perché comincio tipo a parlare col microfono. Faccio sentire. People love yoga and all this Eastern BS. God is there. God is in that plant. God is in this calendar. God is in this microphone. God is everywhere. It's so easy like this, you know? God's everywhere. There's, you know, it's like the kids saying that the Father, there's no Father. No one can harm us. We can do whatever we want. E quindi lì c'erano le casse, quindi ho acceso le casse e c'era il microfono. Guarda le risorse che hanno questi casi, se sei della regione giusta, cattolico, c'è una chiesa, c'è tutta questa proprietà, ragazzi, dove però si fanno i programmi che vuole la chiesa. E quindi questa volta, cari fedeli, parleremo di yoga, così entriamo in contatto con il nostro Kundalini, il serpente, e ci rende così, respiriamo e meditiamo, così non pensiamo a quanto, diciamo, a quanto siamo schiavi. Meditare, pensa solo al tuo respiro, non pensare, va tutto bene, presto verrai reincarnato, e questo è solo così una cosa di passaggio. Insomma, questo è stato San Benedetto, vero? Vediamo il prossimo giorno dove va a finire il nostro eroe. Acqua cheta, ragazzi, questo è particolare questo giorno, ragazzi. Questo è bellissimo. Questo è un fiume famosissimo che ne parla anche, non so, uno scrittore famoso, Dante forse, non so. E mezzo alla montagna, ragazzi, mi sto avvicinando appunto a quel posto che mi disse quel ragazzo, quel hippie là con la macchina. Mi dice: vai dove ci sono questi hippie, no? Che dormono così fuori dal sistema, che vivono così fuori dal sistema in montagna.
e io ci stavo andando, e mentre andavo da loro l'hard disk si bloccò e quindi io devo fermare un'altra volta, mi sa. Quindi ecco, l'hard disk è svegliato. Allora, ragazzi, mentre andavo da questi hippie, no, che vivevano fuori dal sistema in montagna, incontro questa famiglia che anche loro avevano questa casa sperduta in montagna e vivevano completamente fuori dal sistema, si può dire, no? Non c'erano elettricità, non c'erano niente, ed era una famiglia così di giovani proprio, questa coppia con due bambini, e sono stati veramente, mi hanno fatto stare lì 2 giorni, ragazzi, è stato veramente bellissimo. Qui ho fatto la registrazione perché io ogni giorno dovevo documentare quello che succedeva, quindi siccome non potevo registrare durante il giorno, sì, un po' ho registrato, ho fatto vedere la loro casa così di notte, diciamo, mentre loro dormivano. Un cazzone. E guarda, qui faccio vedere, vabbè, un'immagine durante il giorno con i loro bambini. Guarda il camino, c'è una casa proprio in campagna, ragazzi, veramente, cioè, roba che non me lo sarei mai aspettato che la gente poteva fare una cosa del genere. Questi erano i loro 2 bambini. Ok, faccio vedere sta roba. La loro casa, c'erano i pannelli solari, non c'erano frigo. E insomma, la madre era molto sveglia. Ne ho parlato molto con lei. Il padre al lavoro, io stavo con la madre, mi sentivo anche un po' così a disagio. Cioè. E come fa questo a lasciare uno sconosciuto con la moglie così? Comunque, ma per fortuna io sono un cristiano, ragazzi, non distruggo le famiglie, sono buono. E però abbiamo parlato con questa, però non l'ho mai potuta registrare perché sarebbe stato creepy, però lei era molto sveglia, parlavamo moltissimo così di fede, del mondo in generale, tante cose, mi sono divertito. Non ho fatto niente, mi sono divertito spiritualmente parlando, cioè non abbiamo fatto niente. Quindi vediamo un po', che siamo al 43, siamo vicino al 49, ragazzi. Vediamo se qual è questo 43, quindi dovrebbe essere questo. Ecco, questo è il marito, questo è il giorno dopo. Guarda il latte che bevevano questi direttamente dalla mucca. Dice ci vogliono tendini d'acciaio che fa male le mani a forza di così strizzare la mucca. E qui insomma per contribuire in qualche modo gli ho dato una mano lì e la legna, abbiamo pulito il prato lì dalle cacche della mucca, eccetera eccetera. Ecco, lui caricava la merda della mucca, che ovviamente non si butta via niente, ragazzi, tutto questo è concime, e io la spostavo d'altra parte. Questa è la loro casetta in mezzo al niente, ragazzi, completamente fuori dal sistema, totalmente casa in mezzo a niente. Ok, questo è questo, siamo al 44, vicino al 49, alla fine 45, vediamo. Hi guys, I'm Sverige, il nostro Sverige italiano qua, ragazzi, peccato che è vegano. E qui arrivo da questi hippie famosi, però sono scappato subito, ragazzi, perché erano, mi sembravano dei fattoni così, non lo so, dove vedi comunità, si c'erano le galline e tutto, orti e cose, però non erano molto accoglienti, diciamo, e anzi mezzo preso in giro questa. Ma tu non mi sembri molto convinto, dove stai andando? Ma che cazzo vede dove sto andando? Cioè, mi ha fatto incazzare, non lo so, faceva domande stupide. E poi alla fine questi tizi qua col pick up in montagna, dopo che mi aveva ammazzato totalmente proprio. Questi qua, sti ragazzi, veramente gentilissimi. Troviamo un bivacco in montagna e loro mi ci accompagnano in macchina.
dopo che, cioè, stavamo vicini, eh. Però mi accompagnano con questo pick up super 4WD, no? Vediamo. Veramente loro erano dei ricconi, però avevano queste macchinone modificate e la motosega e tutto. Mi tagliano la legna lì e tutto, e io veramente non sapevo come ringraziarli. Mi danno anche da mangiare, c'erano qualcosa, e passo il tempo in questo bivacco qua, anche questo è bellissimo. Quindi da solo un'altra volta così in montagna in mezzo al niente. E però è stato bello. Quindi vediamo il prossimo giorno, siamo arrivati al 45, chissà quanto sarà. 45, ah, partigiano è questo, quindi sì, capanna del partigiano si chiama questa, ragazzi, se volete andarci è bellissimo. E Marradi credo che dormo in chiesa, vediamo. Ok, e qui mi sto avvicinando all'ozzo, ragazzi, siamo vicini. E qui dove dormo? In questa chiesa. Qui trovo i libri nelle chiese e così analizzo un po' quello che è stronzate che dico. Però ecco, ho dormito al coperto, e come vedete qua il sacco a pelo sopra una specie di tavolo qua. Ma andava bene, dai. Vediamo, questo è il mio zaino poco professionale. No, non, però basta l'intenzione, ragazzi. Potete anche non avere gli strumenti giusti per fare il cammino, ma se c'è la voglia si va senza problemi, ragazzi. Marradi Capanna Marcone, ecco il prossimo bivacco. Siamo vicini a come si dice, a Lozzole, che è l'ultimo, che è poi il rifugio dove ci passo un po' di mesi là. Qui il tizio tedesco qua troppo forte. Sometimes you are walking in a place which is higher on the feet and insomma, gli sto spiegando un po' tutte le tecniche che ho per quando uso questi bastoni, no? Che ci sono diverse tecniche che ti aiutano, tipo. Però lui è forte perché I'll put in half like this, put just like it. Your muscles, you fruits, you like off the town in the brains, controlling everything. They control them. But if you say to them that there is a plan that is control, someone is controlling you, they will not believe you. They laugh about you. Right. They laugh about you. Lui è intelligente, insomma, parlando del sistema. Lui ha ecco un po' di zucchero, ragazzi, per quelli che dicono la dieta. Che cazzo potevo comprare, ragazzi, con pochi soldi che avevo compravo il pane, se c'avevo soldi, se mi giravo compravo un pezzo di formaggio e così mangiavo, cazzo di fa pomodoro a volte. Quella stabizia qua gli stavo dicendo, ma signora, lo sa che se i telefoni qua c'hanno le radiazioni e tutto quanto, no? Vediamo, ecco. Guardi, io c'avevo l'aggeggio che praticamente ti dice le radiazioni, no? Oh, so there's something wrong with aging for them. L'unico modo per spegnerlo, e io glielo consiglio, no? È di metterlo in modalità aereo. E lei mi dice the systems show you. Ok, dove sta la signora? Ma se lo metto in modalità aereo mi dice purtroppo non funziona. Mi dice che se metto modalità aereo non viene più WhatsApp, non viene più. Io senza WhatsApp non posso stare, dice. Allora signora. Insomma, qui vado nel prossimo rifugio, cara, questo è bellissimo perché non avevo motosega, ovviamente, non avevo un ascia, non avevo niente e c'era solo questa legna lunghissima. Come cazzo faccio, dico qua io. E poi scopro che con un po' di usando la testa c'era il modo per spaccarla questa legna, cioè praticamente la sbattevo lì, guarda così. Vediamo. Ok, e si spaccava. Guarda, tutto coperto che faceva freddo. I can do something with this size, but not this long because it cannot enter there.
Questo era il bivacco in mezzo a niente. Bellissimo anche questo, ragazzi. Si chiama Capanna Marcona. Andateci, bello. So che nessuno farà, però io lo dico lo stesso. Capito? Sono casette così in montagna dove puoi fare il fuoco. Di solito trovi la legna, trovi anche da mangiare. Di solito qualcuno lascia qualcosa, pasta, qualcosa. Quindi c'hai l'acqua e tutto, no? E quindi puoi fare qualcosa, no? E quindi niente. Questo è stato questo bivacco. E sto arrivando piano piano all'Ozzo, ragazzi. Siamo a sì, 49 arrivati. Siamo arrivati. Vediamo qua. Ah, sì, vabbè, qui. Siccome mi è piaciuto il posto, mi sa che ci sono stato 2 giorni qua. E racconto la storia di un tizio che è venuto qua, perché i camminatori passavano lì ogni tanto, e però nessuno, cioè erano di passaggio, tipo ogni tanto vedevi qualcuno di passato, però questo tizio qua da Bologna, vicino Bologna, e stava facendo un cammino e si fermò quella notte con me. E era molto intelligente, mi diceva che anche lui cercava così di staccarsi dal sistema, aveva una casetta fuori dal paese lì dove lavorava in montagna, però la gente è stronza, Gianni come dicevamo, e praticamente lo spiavano, e quindi non lui aveva fatto questa casetta, però la gente è stronza, non te lasciano essere indipendente, no? E vediamo, siamo arrivati, ecco. Capanna Marcone, no, questa Capanna Marcone è fatta. Ecco l'Ozzolo, ragazzi. Ecco l'Ozzolo, siamo arrivati. So I have some chestnut. Ok, quindi lascio quel posto lì. E qui parlo con questa ragazza che lavorava in questo ristorante. Perché ero entrato in questo ristorante per chiedergli se potevano vendermi qualcosa da mangiare, perché non c'avevo niente. E siccome in paesi sperduti così non ci sono. Non c'è niente, non ci sono negozi, cioè, le capanne proprio stanno in mezzo alla montagna, e quindi l'unica cosa che sono riuscito a trovare è questo ristorante qua. Ho detto, mo vado al ristorante qua e gli chiedo se c'hanno tipo da vendermi un pezzo di pane, qualcosa, eh? E lì praticamente loro mi vendono un po' di patate, pomodori, ci ho preso un po' di tutto così, con quello che avevano, glielo pagate anche, e qui facciamo questo discorso un po' profondo con questa ragazza che lavorava là, vicino al cammino. E lei mi dice, ma perché hai fatto questa scelta così, perché hai lasciato il lavoro, perché è perché non sono una pecora, non voglio, sono una specie diversa dalla vostra, purtroppo. E qui arrivo finalmente al mitico rifugio di Lozzole, dove con tanta fatica riesco a starci per dei mesi. Qui, queste erano le capanne di cacciatori, ragazzi, dove io entravo per praticamente sopravvivere, prendere un pezzo di formaggio, un po' di pane che loro lasciavano, come un topo che sono, no? Rubavo il cibo che loro lasciavano lì, che poi molto probabilmente sarebbe il cibo che sarebbe stato lì lasciato, non usato, perché loro prendevano sempre la roba fresca, e quindi non è che facevo tanto male, però insomma comunque... E questo è stato uno dei modi che avevo per riuscire alla fine a stare qui all'Ozzolo, che è questa chiesona qua. Ecco, questo è il mostriciattolo Giovanni, che veramente ha fatto di tutto in quei mesi per mandarmi via da là. Però io ho resistito proprio, lui proprio non mi voleva, lui era tipo il custode di questa chiesa e rifugio lì. E veramente stronzo, spesso mi vedeva, mi ha visto per dire che ero carico, stavo salendo la montagna per venire qua dopo che avevo fatto la spesa al paese più vicino. Lui era in macchina, mi diceva, guarda, non c'ho posto in macchina, e io me lo facevo a piedi, salivo la montagna a piedi e lui andava con la macchina. Veramente uno stronzo di quelli proprio. E questo è l'Ozzolo, dove ho dormito per mesi, 2 mesi e pure di più. Qui l'acqua che veniva, diciamo, non controllata, quindi significa che è buona, però siccome le pecore gli devi dare solo quella col fluoro, gli dicevano, ah, questa non è controllata, quindi sono stupidi. E questo era il mio famoso camino, che era grossissimo così, enorme,
e qui passavo le sere, facevo video alla fine, dove praticamente loro qua prendevano, portavano rotoloni di giornali, no? E io, siccome non c'avevo internet, non c'avevo niente, che facevo? Usavo questi giornali per analizzare, diciamo così, il sistema, le cose, no? Quindi facevo video alla fine dove analizzavo quello che, le notizie, le cose qua. Qui questa è la cosa delle castagne. Le castagne le prendevo in montagna, altrimenti morivo. Per fortuna, come ho detto, c'era gente che passando lì poi mi lasciava qualcosa da mangiare. Però ecco, per qualche tempo ho vissuto qua a Lozzole, che è stato veramente qualcosa. Ok, credo che questo video sia stato lungo abbastanza. Perché ho fatto questa cosa? Questo l'ho fatto perché, infatti, in altri cammini questo non è stato niente, alla fine mi è andato abbastanza bene, ma in altri cammini ho dormito in modo molto più estremo, soprattutto questi ultimi due cammini che ho fatto in case abbandonate e di tutto. Tutto questo per dire, ragazzi, che toglietevi, fatevi un'esperienza del genere, perché vi rende più forti. Una volta che tu passi una cosa del genere, cioè praticamente tu parti, io sono partito da Roma senza sapere dove sarei finito a dormire il giorno dopo, la notte. E quindi mi sono fatto hop 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 hop, no? Da un paesino all'altro, partendo da Roma piano 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 piano, fino ad arrivare in Romagna, ragazzi. Emilia Romagna. È incredibile, però è tutto fattibile. Ci ho messo 49 giorni per arrivare lì, tutto a piedi, però io me la prendevo comoda alla fine, si può fare anche molto prima. Però questo per dire che vai, buttati, perché poi durante il cammino ti succedono cose e impari, capisci il mondo, capisci come funzionano le persone. E una volta che capisci come funzionano le persone, ragazzi, perdi proprio la speranza dell'umanità e insomma cerca un attimo di diventare un po' così, diciamo, un po' lupo, diciamo, no? Perché ce la devi fare da solo qua, perché le pecore vogliono stare tutte dentro il recinto, ragazzi. E quindi, come ho fatto vedere anche durante il cammino, loro vogliono sempre tirarti fuori nel loro recinto. Ti dicono sempre di non andare in questa montagna perché questo tracciato è difficile. Quindi tutto questo per dire che questo è una specie di esercizio, ragazzi, fare una cosa del genere. Lo consiglio a tutti di farla perché ti rende più forte, ok? Siccome è abbastanza lungo, spengo qua. Grazie della. Se mai hai visto, non so quanto è durata questa, 2 ore forse. Grazie. Ciao, ci vediamo.